questo spettacolo musical sulla figura di Tommy Lani. Per chi non lo sapesse, Don Lorenzo Milani è stato un prete scomodo, contrastato dalla Chiesa e dalla politica degli anni 50-60. Noi abbiamo cercato di prendere spunto da alcuni fatti della sua vita, per tradurli e interpretarli con le canzoni, attualizzando il suo pensiero, sottolineando forse il Don Milani arrabbiato e irritato, fino a tal punto da inveire contro personaggi importanti del suo tempo. Quindi un'attenzione particolare ai testi delle canzoni e ad alcune scene. Attori, cantanti, musicisti, scenografi e fonici si sono sforzati di darci una visione sull'attualità del personaggio, che ha puntato molto sul lavoro di squadra, di team nella scuola, fondamentale per il priore di Barbiana. Lasciamoci invitare da un uomo che è stato visitato da Papa Francesco, primo pontefice, che si è recato a Barbiana, facendo capire che quest'uomo ha tanto da dire a noi oggi, qui, seduti su una comoda poltrona di una delle tante sale eventi del CNR, per provare a dare la scossa a un cristianesimo per certi versi accomodante e poco propositivo. Tra un po' vedete un nonno e un nipote, hanno una storia particolare da raccontare. Hanno una storia particolare da raccontare. Hai bisogno d'aiuto con i tuoi compiti. Oh, tu non vedi che sto studiando? È una cosa importante. Non so mica nulla. Mi pare tu stai lavorando, ma è mamma. Sani, fai i cosi tuoi. Lasciami giocare. Cava un momento. Se ti garba, voglio parlare con te dei tempi quando avrei fatto. Ma se ti rompo, lei può subito. Oh, che tu fai, vieni, il tempo per te ce l'ho. Lo sai, che per certi versi, te sei fortunato. Hai la cultura a portare in mano, hai il mondo in tasca, fai piacere dovunque stando seduto. Eppure la scuola ti sta stretta. Hai la donna, hai amici, hai la ragazza, Facebook, Twitter. Eppure non sai chi sei e cosa scegli, vero? Su, via, non penso il filosofo con me. Tu mi fa conoscere uno che è stato visto come te, che ha lasciato il segno su di me, non quello di Zorro, ma ha cambiato davvero la mia vita. Il suo nome era Lorenzo Milani, Don Milani. Thank you.
era nata a Firenze, da una famiglia di intellettuali del 23. La madre era ebrea e il padre agnostico. Pronostico? Che pronostici? Me ne intendo io, sono proprio forte. E domani si c'è la partita con l'Inter. No, ma che tu dici? Agnostici sono quelli che non danno un giudizio sulla religione, sul mondo. Non si esprimono, lasciano le cose sospese. Insomma, lui è cresciuto respirando tanta cultura. Ma qui, sento puzza, e qualcuno si sta calando sotto. Come un attacco. Che cosa? O meglio, chiediamo, io non c'entro niente. Mi è sembrato che, vai avanti. I suoi conoscevano e frequentavano gente famosa. Il suo bisnonno, Domenico Milano Comparetti, il filologo. La sua madre, Alice Weiss, era amica di J. Joyce, dalla quale prende la lezione in inglese. Con la madre ebbe un lungo dialogo epistolare, fino alla morte. Ma che lei è il filologo? Che lei è un dottore? Guarda, io sono come il capo che fa sulla vita etica a riconoscere il priore. Ma come sono finite le epistolate con la mamma? Mi sa che te, questo lavoretto cerca vocaboli, non lo fa spesso. Oggi tutti questi giovani odiano i vocabolari. Noi, ai nostri tempi. I filologi sono coloro che studiano testi linguistici appassionatamente e delle varie epoche. Epistolare vuol dire che ha scritto tante lettere alla madre in tutto il suo percorso di vita. Comunque ci sei andato vicino, perché epistolità è una delle tante. Ora o lo capisci, poi te lo spiegherò. Tornando al racconto, durante la guerra fecero battezzare Lorenzo e i fratelli per paura che venissero deportati nei campi di concentramento. Era appassionato d'arte e si voleva iscrivere all'Accademia delle Belle Arti, ma il padre non la prese bene, disse che era una bambinata, e contattò un certo Stavo a Firenze, un ebreo pittore. È in questo periodo che avviene la relazione sentimentale tra Lorenzo e Carla Sborgi. Già dall'adolescenza si conoscevano, perché i loro genitori avevano studiato insieme. Ciò che li ha avvicinati è stato lo studio dell'arte. È avvenuto un lungo carteggio, ma non sappiamo che fine hanno fatto le lettere scritte da lei. Carla ha conservato una profonda ferita per l'abbandono subito nel momento in cui Lorenzo entra in seminario. Più cresce in lui la sicurezza della scelta e più diminuisce in lei la speranza di un'intesa sentimentale. Appassionati da te, quando
aveva insegnato che le cose vanno guardate nell'insieme, dal particolare nel tutto. Lui questa scelta la applicherà soprattutto nella fede. Il suo stato aveva visto in lui una certa demenza nell'apprendere. Oh, che tu dici? Come parli? Cioè, era rapido, veloce nell'apprendere. Ma la sua conversione avvenne quando stava progettando di affrescare una cappella a Montesperto. Mentre la esplora, legge il libro della messa, la Bibbia. E lo trovo più interessante di sei personaggi in cerca di terra. E lei, un libro? Non è un libro, lo vedi che per te sei ignorante. L'è un dramma. E lei? Il dramma che sta spesso a casseggiare, a un'opera letteraria, scritta per rappresentazione teatrale, che può essere sacra o profana. Questa è di Luigi Pirandello. Da quel momento farà una tale intercessione di Cristo. È un cannibale. Ma che tu dici? Stavo dicendo. Poi ci sono gli anni del seminario. Lorenzo studia e fa domande provocatorie, ma non riceve risposte che lo soddisfano. E così Mosè condusse gli ebrei fuori dall'Egitto e il faraone dovette arrendersi alle 10 piaghe. Mi scusi, professore, ma noi abbiamo prove di questo principe, Mosè in Egitto. Ci sono documenti? Beh, già il fatto che ne parli la Bibbia è una garanzia. Ma in realtà, professore, io da quello che so e da quello che ho letto, gli egizi raccontavano anche di fatti più banali per i posteri. Raccontavano di duelli tra schiavi. E nessuno cita questo principe, nessuno sa niente. Ci sarebbe però una prova per far rientrare Mosè dalla finestra, visto che è uscito dalla porta. Questa testimonianza è di una stele del 1200 avanti Cristo del faraone di nome Merneptah. Su questa stele c'è scritta la frase «Ho sconfitto Israele». Dalla storia sappiamo che questi erano megalomani, cioè avamani di grandezza. E quindi la frase va tradotta come «Finalmente mi sono tolto dai piedi questi ebrei che mi hanno causato solo sofferenza e tragedia». Così Mosè rientra dalla finestra. Beh, ma dove le lette tutte queste cose, Lorenzo? Caro professore, io mi informo e leggo, anche perché ogni cosa non conosciuta e non imparata oggi è un calcio in culo che prenderemo domani. E non per essere scortese, ma lei oggi l'ha preso per davvero. Vai fuori! Thank you.
padre, facendo notare anche i sacrifici che ha comunque liberamente accettato. Il 13 luglio 1947 Lorenzo diventa prete, ma i suoi genitori non partecipano alla sua consacrazione. I genitori non comprendono, ma rispettano la scelta. Ti rispetto, sai, non condivido mai, credo in te, deciso e caparbio, lo so che non stai bene, sei fragile e cagione. La fede, come dici tu, è un mistero profondo, ma la mia strada è questa qua. Se dicessi che credo in Dio, è troppo poco. Perché ti voglio molto bene, ti voglio molto bene, ti voglio. Finito il seminario, dal 47 al 51. Calenzano, un comune vicino a Firenze, a larga maggioranza comunista, dove viene mandato come cappellano dall'anziano Don Pucci. Abbiamo un tipo che non vuole nessuno, un ragazzo di una famiglia mezza ebrea, che già nel seminario ha fatto molto discuto. Se tu te la senti? E tu te la senti di provare, puoi prenderlo. A me va bene in tutti i modi, purché dica me se confessi. Si può dire con ragionevole certezza che il nostro popolo sia cristiano? Certo, sono tutti battezzati. Solo per figura, per tradizione, per farsi notare. C'è la smania di andare tutti in città per fare la scala sociale. Non è bene per un buon cristiano, ma i contadini vengono a messa. Ma a me sembrano tutti atei. Si annoiano a messa perché non la capiscono e i sacramenti non sanno manco cosa significano. Com'è? Mancate sempre a messa. Però venite oggi, che lei è un'usanza e col vestito buono. Se queste cose non vi interessano, girate al largo. A me non mi fate di certo piacere se non le capite, e nemmeno al Signore. Ma per chi ci avete preso? Per gli ebrei? Certo, se avessimo anche noi, che so, un ping pong, un biliardino, un campetto da calcio, verrebbero più volentieri in parrocchia e non andrebbero alla casa del popolo. No, mi rifiuto di abbassare i miei loro livelli. Sono loro che devono diventare i miei pari, miei simili, a incominciare dal linguaggio. Non sanno parlare d'altro che di complementità di polli, ma come vuole che intendano il Vangelo? Yeah.
una stanzetta della canonica aperta a tutti. Basta che non la provi a portarmi nella sua parrocchia. Tanto come è questa, io sono comunista se rimane. Due passanti fuori dalla canonica quando è tarda ora. Che faranno mai? Ma le donne Lorenzo è venuto a scuola. Ah bene, almeno non vanno a donne. So che ci ascoltano. Dove? Comunista. Dove? A donne? No. Ma no, Lorenzo. Ah certo, però ci va anche altro che devo cristiano di ferro. Intanto dentro la canonica succede qualcosa. Siamo cristiana chi? Io sono più comunista di te. Argomentate invece di insultarvi. Sono tre ore che se ne parla. A me pare che lei va contro tutto. O Bischeri, la verità non c'ha un partito suo. Non c'è mica il monopolio come le sigarette. Tre di Bagliana, luogo sperduto sul Monte Giovi, senza luce, acqua, gas e strade, se non una canonica e delle casupole sparse nei boschi, abitate da contadini e operai, circa 50 anime. Conversazione e passione del suo popolo.
che i preti, in perfetto accordo, vicino a me, mi hanno sbranato, appaio agli occhi della gente come un prete isolato. È come farsi una sega. Non ci va lui a scuola? No, lui va dalle tecniche. L'hai fatta la quinta te? No. Ma dove vuole andare senza aver fatto fare nemmeno la quinta al ragazzino? Io non ho paura di nulla, tanto che possono farmi, trasferirmi. Guarda dove sto. Io rimango qui e li porto tutti alla terza media. Seconda porta. Sono venuto a prendere il suo figliolo che deve fare la scuola. È inutile, lui sta con le pecore e non se ne parla. Non va via da qui fino a quando non mi date il vostro bambino. Per me possono venire pure i carabinieri. Io tanto da qui non mi schiodo. Arrivo, priore. È meglio andare a scuola che spalare la merda. Un'altra casa, esatto. Luciano, vieni qua. Sì, babbo. Da domani ci vai con te a scuola al prete. Ma la finestra che sto scrivendo sul portato, che non vale la pena. Il priore adesso lo prende e ci va. Più altre due che servono come officine. Siamo diventati, nel giro di pochi anni, 29 ragazzi, 23 maestri che insegnano ai più piccoli e il priore insegna ai grandi. Nessuno può rimanere indietro. L'orario è dalle 8 alle 19.30, con una pausa per mangiare. Non facciamo ricreazione né giochi. In inverno sciamo un'ora ed estate facciamo un'ora di bagni nella piccola piscina costruita da noi. Il priore dice, per farci ripassare la paura dell'acqua, a non imparare. Non sono ricreazioni, ma materie particolarmente appassionanti, perché potrebbero essere utili nella vita. Qui non c'è brodi, né pagelle, né rischio di essere bocciati e ripetere, perché questa scuola appassiona. Ma anche amare il sapere può diventare egoismo. Allora, il priore ci propone qualcosa più alto. Usare il sapere a servizio del prossimo. Ma non possiamo fare nulla per il prossimo se non impariamo a comunicare conoscendo le lingue. Italiano per prima. La scuola di Stato sostiene Don Milani. È discriminatoria, selettiva e classista. Spinge i soggetti indigenti e più svantaggiati socialmente e culturalmente alla depressione scolastica. La cosa più assurda è far credere che lo studio sia per l'immediato o che sia un idolo, ma lo studio serve per la vita, per sapere, difendere i diritti e soprattutto nell'accezione di Don Milani. È per servizio al prossimo. Era solito dire. Bisogna uscire insieme dai problemi. Thank you.
professionisti, politici e avvocati con i quali si svolgeva un dialogo per imparare gli aspetti pratici di mestieri, professioni e lavori. Don Milani va a esprimere loro dei desideri. A me piacerebbe fare attrice e avere tanti amici. A me l'unica cosa che piace è non farmi mettere i piedi in testa da nessuno. A me garberebbe sapere come è fatto il motore di un aereo. A me piacerebbe che i maschi dessero più ascolto e considerazione. A me interessa la scuola, perché sennò dovrei stare tutti i giorni a pulire la merda delle vacche che mi fa. Il motto della scuola di Barbiana è che in italiano significa mi importa, mi sta a cuore, a differenza di quello fascista che me ne frego. E spieghiamolo in grande, perché a noi interessa tutto. Siamo calmi. Allora, dovete sapere che dopo la seconda guerra mondiale,
ormai finita, il mondo si è diviso in due grandi fazioni. A est, in Oriente, troviamo i paesi amici dell'Unione Sovietica. E a ovest, in Occidente, troviamo i paesi amici degli Stati Uniti d'America. E da anni si lanciano dei messaggi, delle frecciatine. No, ma sentiamo sì. Come sarebbe? Una bella terra finita? Se ci deve preoccupare? Ma può diventare fredda? Può diventare calda? Questi cambi sono diventati sempre più potenti. E hanno tutte e due queste grandi fazioni delle armi che possono spazzare via il mondo in pochissimi secondi. Ma sono tutti matti, io mi ribello a queste cose vergognose contro l'umanità. Noi si deve pregare e gridare fortemente per la pace e per la non violenza. Adele Corradi, professoressa di Lariano, studia i ragazzi di Barbiana in un primo tempo per curiosità e poi si appassionò. Mi diedero una studenza a Borgo San Lorenzo. E la preside mi parlò di questa scuola dove i ragazzi dicevano cose straordinarie, orario continuato. Cosa mi intrattieni qui? Volevo chiedere come fate a insegnare a scrivere. Nella scuola in generale, se uno scrive male, deve leggere molto. Noi si prova a chiamarli a uno per le correzioni, ma a loro importa solo il voto e non ti sentono. Va bene, facciamo così. Io vado a confessare e lei prende il mio posto. Dai, 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 teneva tutti e leggeva la discussione. Una delle cose che si impara con la scrittura collettiva è rispettare il pensiero degli altri. E è un metodo che forma anche il carattere, perché libera. Sono rimasta Barbiana. Come sono arrivata a scrivere il libro più famoso di Barbiana? Usando un metodo unico, la scrittura collettiva. Eccolo qui un riassunto. Noi dunque si fa così. Per prima cosa, ognuno tiene in tasca un notes. Ogni volta che gli viene un'idea, ne prende appunto. Ogni idea su un foglietto, separato e scritto da una parte sola. Un giorno si mettono insieme tutti i foglietti su un grande tavolo. Si passano uno ad uno per scartare i doppioni. Poi si riuniscono i foglietti imparentati in grandi monti e sono capitoli. Ogni capitolo si divide in monticini e sono paragrafi. Ora si prova a dare un nome a ogni paragrafo. Con i nomi dei paragrafi si discute l'ordine logico finché non nasce lo schema. Con lo schema si riordinano i monticini. Si prende il primo monticino, si stendono sul tavolo i suoi foglietti e se ne trova l'ordine. Ora si butta giù il testo come viene. Dico basta alla guerra, è un viaggio senza ritorno.
È una falsa avventura che ti corrode e ti distrugge invece di emozionarti. Non abituiamoci alla guerra. Dividiamo dai balconi per le strade. Pace, pace, pace. Non ci sono buoni o cattivi. Tutti abbiamo bisogno di perdono. Perché? Tornare indietro rispetto alle proprie decisioni? In questo caso non è da vigliacchi, ma da veri uomini. Uno dei primi libri che fu attaccato dalla Chiesa Cattolica fu Esperienze Pastoriali, messo all'indice dal Cardinale della Costa. Ma ultimamente, ripristinato da Papa Francesco, che qui a Milani evidenzia un altro capisaldo di Barbiana, il senso critico. Nessuno di voi ha creduto a me. Mi avete relegato in un posto abbandonato dall'uomo e da Dio. Ero un tipo che non vuole nessuno, ma per fortuna la forza della mia fede mi ha fatto sconfiggere le vostre rigide posizioni. Tu che mi hai spedito in esilio in Germania perché ho avvicinato alla Chiesa ai comunisti e non ho stato messo uccidere per accaparrarmi la loro gioventù. Tu mi hai bocciato per 2 anni di filo ragazzino, facendo parti uguali fra di su uguali. Io ho fatto il mio dovere, perché chi prende 4 va bocciato. Tu che non hai capito l'urgenza dell'obiezione di coscienza al servizio militare e mi hai dato dello sporco, bugiardo e traditore. Chiuso al servizio militare è un traditore, però ripensandoci la Chiesa dovrebbe essere sempre contraria alla guerra. Alla fine chi morirà sarà proprio Don Milani, stroncando dal tumore, dopo 6 anni di sofferenze,
al torneo dei suoi ragazzi che lo consolano mostrando il libro, frutto delle loro fatiche. Lettera a una professoressa. Credo di riuscire a scrivere il libro. Voi ci siete andati, ci state andando vicino. E ho voluto più bene a voi che a Dio. E spero che queste sottigliezze non le mette sul proprio conto. Il libro è pronto per essere dato al mondo. Una fatica che ci ha aiutato a essere liberi. Questa storia. Beh, questo priore è veramente strano e rompipalle, ma non ti lascia indifferente, anzi, ti posso fare un'ultima domanda, nonno? Certo, caro nipote. Perché nonostante abbia parlato male contro la Chiesa, è stato obbediente fino alla fine? Mi trappa questa domanda, sai? Perché la Chiesa c'è sempre qualcuno che la fa stare in piedi, nonostante tutto. Infatti, se vado ad analizzare i primi Vangeli, come sono stati realizzati, c'è sempre, infatti, la storia non è differente da quella dei Vangeli. Anzi, è stata quella migliore, quella di Milano. E infatti, grazie a persone come queste, la Chiesa riesce sempre a avanzare nei secoli. Ed ora voglio ringraziare Don Milano insieme a tanti ragazzi perché... Mi ha insegnato il valore dell'educazione. Mi ha insegnato a vivere con gli altri. Mi ha insegnato che nessuno deve rimanere indietro. Mi ha insegnato il dominio della parola. Mi ha insegnato a fare obiezione per non Yeah.
ma soprattutto per ringraziarvi della vostra presenza. E in attesa del dibattito, intanto ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato a questo lavoro impegnativo del nostro spazio. Ringraziamo gli attori, i scenografi, i costumisti. E ringraziamo soprattutto il professor Fauci. Tanti auguri per il prof. Sì. Bravo!